In diesem video geht es um die Präposition bei. In questo video parliamo della preposizione bei. Bei si traduce con presso. È una preposizione che richiede il caso dativo. È una preposizione di luogo. Bei si traduce con da o presso quando si riferisce a persone, istituzioni, autori. È una preposizione che indica stato in luogo. Quindi, se io rimango a dormire dai miei nonni, dirò Ich übernachte heute bei meinen Großeltern. Se voglio dire che abito con i genitori, invece di dire mit, dirò Ich wohne bei meinen Eltern, bei più dativo. Lavorare indica quindi anche dove si lavora. Ich arbeite bei der Post, ich arbeite bei Mano, bei Migro und so weiter. Er arbeitet also bei. Ich kaufe Brot beim Bäcker ein, comprare il pane dal panettiere, beim Bäcker, e quindi bei dem. Quindi quando abbiamo le persone, stato in luogo è sempre bei più dativo. Beim Bäcker. Dieses Motiv findest du bei Dürrenmatt. Questo motivo, questo tema lo trovi presso Dürrenmatt. È un autore svizzero. Dürrenmatt, bei Dürrenmatt. Quando abbiamo vicinanza a un luogo, abbiamo quindi bei, vicino a. Beim Hotel findest du ein Kiosk. Quindi nelle vicinanze dell'hotel trova un chiosco. Finden Sie ein Kiosk. Beim Hotel finden Sie ein Kiosk. Troveremo poi anche la preposizione by in alcune espressioni, come per esempio con questo gran caldo. Quindi non bisogna dire mit, attenzione, ma si dice by dieser Hitze. Mi stava per venire kälte, ma è il contrario. By dieser kälte, con questo gran freddo, con questo freddo. By dieser Hitze, invece con questo gran caldo. By dieser Hitze. È heiß, il sostantivo di Hitze. Bei Schnee con la neve, bei Nebel con la nebbia, der Nebel, der Schnee. Si usano senza articolo, bei Schnee und bei Nebel. Invece con il caldo si dice bei dieser Hitze, con il dativo, è die Hitze.